Ciao a tutti, guerrieri e guerriere Sailor, io sono Ferdinando e sono un gran fan di Sailor Moon. Come potete vedere in questo video di martedì 18 settembre 2018, si torna a parlare per i fan di Sailor Moon, penso siano contenti, di una review unboxing tra virgolette di una pellicciara di Sailor Moon, meglio dire della Mega House del set di Eterna Sailor Moon, l'ultima Sailor Starlight che dovevo recensire. Sto parlando di Sailor Starfighter. In Italia Mediaset la cambiò il nome come Sailor Star Regina del Coraggio. In realtà la versione femminile di la sorella gemella per Mediaset di Seiya. Come potete vedere, la pellicciara si presenta come le altre due Sailor Starlight, blu con questo stand. Ora ve lo farò vedere, scusatemi un attimo. E come potete vedere qui è blu chiaro, poi dopo parleremo della pellicciara. Come potete vedere è trasparente, abbiamo queste tre stelle grandi, piccole e medie, e questo è il simbolo di quello che hanno al posto del fiocco, come potete vedere, lì una specie di spilla. Sailor Starfighter in originale si chiama così, mi piace parecchio, anche se sono state fatte bene, vedete? Per ora sono le uniche pellicciara. Le uniche, anche se sono state fatte altri gadget legati alle Sailor Starlights anche in questi anni, ma non solo con gli anni 90, io sono molto curioso di vedere la loro versione in Sailor Moon Crystal, in versione Sailor Moon Stars. Qui ovviamente fa riferimento agli anni 90, la tiara con le tre stelle grandi, piccole e medie. Qui penso sono due piccole e una grande. Vedete come sono diverse le tiare delle Sailor Starlight a differenza delle Sailor del Sistema Solare. L'orecchino a forma di stella, come Eterna Sailor Moon, diciamo così. Scusatemi perché mi stavo crollando. E il vestito. Vedete, hanno i pantaloni corti con gli stivali, si differenziano molto dalle altre Sailor e poi quelle altre Sailor che compariranno nella versione cartacea che vedremo in Sailor Moon Crystal, anche per i vestiti, a differenza delle altre Sailor del Sistema Solare. Naoko ci svelerà che esistano altre Sailor al di fuori del Sistema Solare. Gli occhi sono stati fatti benissimo, come potete vedere io adoro gli occhi, adoro proprio gli occhi di questa pellicciara, ma in genere sono state fatte bene. Questo furono il regalo, il mio autoregalo di compleanno, il 31esimo, il primo anno in cui io feci YouTube. Lo trovai il set insieme a CBCB, Eterna Sailor Moon e le sue compagne, le ho trovate accanto a una fumetteria accanto all'università, alla mia facoltà, gli pagai 60 euro. Io l'ho detto in dei video all'epoca e lo torno a ripetere, mia madre e mia nonna non furono contente di queste pellicciara, cioè di questo regalo. Mi criticarono molto, soprattutto per le 60 euro il prezzo, perché per loro erano troppo. All'epoca questo set andava dai 50 euro fino ai 100 euro in su. Ora non so la situazione, se hanno lo stesso prezzo o hanno diminuito. Poi sono passati 2 anni e mezzo, quindi probabilmente il prezzo sia molto molto di meno, non lo so, può essere pure rimasto uguale o di meno. Comunque, per la cronaca, io sono, non mi interessa le critiche di mia madre e di mia nonna materna specifico, di come devo spendere io i soldi
e cosa se voglio comprare dei gadget Sailor, eccetera, eccetera. Come potete vedere, la petticiara è molto carina su questo qui. Io l'ho appoggiata qui per farvela vedere, ve l'ho fatta vedere dal vivo. Non ci sono difetti, anzi, Megahouse inizia ad fare cioè, ha fatto dei progressi, anzi, fa sempre dei miglioramenti, anche i piccoli minimi dettagli dalle versioni anni 90 delle Sailor. Allora, io ho scoperto dal traduttore che petite in francese vuol dire piccolo, io non conosco il francese. Quindi petite piccolo, Chara, scritto Chara, potrebbe essere l'abbreviazione, io è un'ipotesi, poi non lo so, di characters, personaggi in inglese. Potrebbe essere che i giapponesi abbiano unito due parole, una inglese e una francese, piccoli personaggi. Potrebbe essere questo il senso. Ora non so se Chara è un'altra parola francese, ma il traduttore non mi diceva Chara che non mi diceva che era una lingua, una parola non francese. Quindi io penso che Chara sia l'abbreviazione di characters, personaggi in inglese. Comunque devo dire la verità, sono molto contento che i capelli con il blu, vedete che loro hanno i codini. Sono molto 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 contento perché, come potete vedere, non ve l'ho detto, qui sul pantalone, all'altezza dell'ombelico, hanno una specie di cintura. Ora non so se ce lo fa vedere. Ok, perché questo telefono fa i capricci. Allora, come potete vedere, c'è una specie di cosa gialla qui, non so che cos'è, del pantalone, una striscia gialla con una specie di cintura bianche con le stelle. Poi hanno questa specie di fiocco con la stella e con le ali, è qui che non si può vedere. Aspettate un attimo, no, più di questo non. Qui dovrebbe avere il collarino. Le tre Sailor Starlight hanno un collarino diverso, quello che dove è il collo, come potete vedere, bianco con non so che. Comunque, come ho detto, la petticiara è perfetta, non c'è neanche errore. Quindi Megahouse, gli faccio i complimenti, assolutamente, faccio davvero i complimenti per Megahouse, per questo capolavoro. Come ho detto, sui siti internet e anche su eBay vengono vendute separatamente, ma in realtà hanno un set una confezione speciale. Io avevo fatto un video, uno dei primi video 2 anni fa, dove appunto c'era questa confezione speciale, loro la posizione sopra Eternal Sailor Moon e Sailor Chibi Chibi, e loro tre sotto, una scatola che sembrava le scarpe. Chiarashu si mise a ridere quando dissi nel video dove feci vedere. Una scatola perfetta con anche addirittura una cosa per proteggere, per coprire. E dopo questo set delle Sailor Starlight, la Megahouse fece Usagi e loro tre la versione maschile, tra virgolette. Ricordo che nel manga sono donne travestite da uomini, studenti maschi. E per ora di Petticiara non sono state fatte altro delle Sailor Starlight. La cosa che mi è rimasta un po' delusa, e che potevano inserire in questo set, insieme a Chibi Chibi e Eternal Sailor Moon, la petticiara di Sailor Caillou,
la principessa del Shadow Starlight. Mediaset no, non la chiama mai col vero nome. In Italia non, sappiamo che all'epoca, negli anni 90, non era troppo difficile dire Caillou. Ricordo che Caillou non è solo la principessa, ma anche la Sailor del suo pianeta, che non mi ricordo come si chiama, Kimoku. Kimoku, sembra che si chiama Kimoku. Questo pianeta Kimoku, che si trova al di fuori del sistema solare, molto lontano, non so, non specificano con il manga, probabilmente ha tre satelliti. I tre satelliti sarebbero i pianeti protettori o le stelle protettrici, penso siano pianeti, satelliti come la Luna. Delle tre Sailor Starlight, anche se loro non negli anni 90 non venivano menzionati, anzi, come pianeti quando si trasformavano, ma addirittura facevano riferimento alle stelle, a parte i fratelli e le sorelle gemelle. Quindi per il resto non lo so. Vabbè, da Facebook a Telegram finisco qui, se non il video diventa troppo lungo. Tutti i miei social network, Sailor Moon Fans, affiliate ad Amazon, il mio secondo canale, i Random Tuber Boys, i ragazzi del Sailor Team, da Chiaraciu, Asebio Dorsi, Trice, i fratelli Click, Topanime Z, Luca Metabrixia, Greco, Dario Augusto IV, Z16. E noi ci vediamo domani con un altro video che è un vlog dove appunto vi farò vedere delle cose che accadranno qui in casa. Ciao ragazzi!